Ciao ragazzi, bentornati sul canale Tutto Tech. Continuiamo di nuovo con la saga della Fire Stick. Esatto. E questa volta vi diciamo: avete smarrito il telecomando della Fire Stick? Perché comunque è di dimensioni molto ridotte, quindi può finire nel divano, nella poltrona. Si è nascosto, oppure il cane l'ha trovato tipo un osso e ha iniziato a rosicarlo, si è magnato. Non volete riacquistarlo? Beh, non c'è problema, ci pensiamo noi a dirvi cosa fare. Vi basterà andare a scaricare l'app della Fire Stick, adesso andremo a vedere insieme, e da lì vi troverete duplicati tutti i comandi, o bene o male, adesso andremo a vedere nel dettaglio quali, del nostro telecomando. Entriamo in questo caso nell'App Store, se per caso avete un dispositivo Android vi basterà entrare in Google Play e cercare Amazon Fire TV. L'app da scaricare è quella che vedete, la scarichiamo e ci rivediamo dopo. L'app è stata scaricata, clicchiamo su Apri, desidero utilizzare il Bluetooth, diamo l'ok, certo, ok, consenti, consenti, mazza quanti consenti. Però, consentendo tutte queste cose, abbiamo trovato la nostra Fire Stick. Ci clicchiamo sopra, si sta connettendo. Può capitare che al primo tentativo vi dica che non è possibile connettere l'app con la vostra Fire Stick. Vi basterà semplicemente avvicinare il cellulare alla Fire Stick e avverrà immediatamente la connessione. Fatto questo, vi chiede un codice che vi comparirà sul televisore, andiamo ad inserirlo 5429. Ci siamo connessi. Clicchiamo sul tasto, andiamo ad entrare, come potete vedere funziona perfettamente. Sotto troviamo il tasto di torna indietro, home, i tattini delle opzioni, indietro, play e pausa e avanti. Dopodiché abbiamo qui tutte le app che sono presenti sulla Fire Stick e poi la tastiera. Tasto molto utile perché ci dà la possibilità, magari in trova o in cerca, di poter scrivere direttamente senza doverci spostare con il telecomando. In alto poi troviamo il tasto col simbolo del nostro assistente vocale che ci dà la possibilità di azionarlo e dare dei comandi. Questa era l'app per poter remotare la vostra Fire Stick senza avere per forza il telecomando principale a disposizione. Speriamo che questo video vi sia stato utile, vi ricordiamo di guardare qui sotto in descrizione perché vi lasciamo il link per poter acquistare la vostra Fire Stick, decidete quale volete. Ricordatevi che la versione Lite non ha il tasto per attivare il nostro assistente vocale. Quindi vedete un po' voi, se poi avete un televisore 4K, vabbè, lì avete sicuramente anche una Smart TV, vedete un po' voi, ci sono varie possibilità e noi ve le lasciamo qui sotto in descrizione. Però tante volte anche con la Smart TV, quando ci si abitua ad utilizzare la Fire Stick, poi è difficile passare a un menu interattivo diverso da quello della Fire Stick. Sì, è vero. Perché è veramente ben fatto. Troviamo poi che la modalità tastiera sia molto comoda perché, se vi ricordate nel video che avevamo preparato inerente il mettiamo il digitale terrestre sulla nostra Fire Stick, per poter inserire quell'indirizzo internet ci abbiamo messo un bel po', perché comunque ti devi spostare sul tastierino che è presente sul televisore, devi spostare col telecomando e ciao, ora che ci arrivi. Con questo invece bastava semplicemente digitare e saremmo andati lisci come noi. Bene ragazzi, io spero che questo video sia stato utile e io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao ragazzi!